Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di una delle attrici porno più famose al mondo, ormai scomparsa da qualche anno, Moana Pozzi. Scopriremo la sua biografia, la sua carriera nel mondo del cinema per adulti, la sua vita privata e come è morta. Il vero nome di Moana Pozzi era Anna Moana Rosa Pozzi. È nata il 27 aprile 1961 a Genova, in Italia, ed è morta il 15 settembre 1994 a Lione, in Francia. Aveva solo 33 anni al momento della sua morte. La sua famiglia si trasferì in diversi paesi, tra cui Brasile, Canada e infine Lione, per motivi di lavoro. Nel 1979, Moana si trasferì a Roma per vivere in modo indipendente. Moana iniziò la sua carriera lavorando saltuariamente come modella e comparsa in alcuni film. La sua carriera cinematografica decollò nel 1980 con piccoli ruoli in commedie. Nello stesso anno, apparve per la prima volta a seno nudo in un cortometraggio intitolato Smorza e Lights, ovvero Casora by Night. Nel 1981 partecipò a Miss Italia e l'anno successivo le fu affidata la conduzione del programma per bambini Tip Tap Club su Rai 2. Parallelamente, Moana iniziò a girare film per adulti sotto pseudonimi diversi, come Linda Havard e Margot Jobert, per evitare di essere riconosciuta. Tuttavia, venne scoperta e allontanata dal programma su Rai 2. Moana aveva anche una sorella minore di nome Maria Tamiko, conosciuta come Mima, che condivise con lei la carriera nel mondo del cinema per adulti con il nome d'arte Baby Pozzi per circa 3 anni. Il primo film a luci rosse di Moana Pozzi accreditato con il suo nome fu Fantastica Moana. Successivamente, entrò nell'agenzia di Riccardo Schicchi e partecipò anche a uno spettacolo dal vivo. La sua popolarità crebbe rapidamente e ottenne grande notorietà e pubblicità sulla stampa. Moana girò diversi film e divenne famosa anche grazie alla televisione, dove venne invitata in numerosi programmi, rivelando al pubblico le sue doti intellettuali e culturali. Nel 1992, condusse il programma magico David su Italia 1, dedicato al mago David Copperfield, e pubblicò a sue spese il libro La filosofia di Moana. Fondò anche una casa editrice diretta dal giornalista Brunetto Fantauzzi. Moana Pozzi non si limitò al mondo del cinema per adulti, ma si distinse anche in altri ambiti. Fu protagonista di un cartone animato intitolato Moana Land realizzato dal cartoonist Mario Berger, che la coinvolse anche nella regia. Il cartone animato fu trasmesso più volte da Blob e in puntate monografiche dedicate a lei. Berger le dedicò un altro film d'animazione intitolato I Remember Moana, che attirò l'attenzione di Marco Giusti ed Enrico Ghezzi per Fuori Orario. Nel 1993, Moana sfilò in passerella a Milano per la Griffe di Chiara Boni. Durante gli anni 90, Moana si avvicinò alla politica e si unì al Partito dell'Amore, che si presentò alle elezioni politiche del 1992. Questo fatto la portò all'attenzione dei media per diversi mesi. Fu invitata a programmi come Tribuna Elettorale e riuscì a farsi conoscere anche all'estero. Dopo l'uscita di Cicciolina dal Partito dell'Amore nel 1991, fondato da Riccardo Schicchi e Mauro Biuzzi, Moana rifondò il partito a gennaio 1992, concedendo il suo volto per il nuovo simbolo. Il Partito Radicale presentò alcune proposte di legge, tra cui la lotta alla corruzione politica e alla criminalità organizzata, e Moana guidò il suo partito alle elezioni politiche del 1992 e alle elezioni comunali di Roma dell'anno successivo. Moana Pozzi morì all'età di 33 anni all'hotel di Adilione, dove era stata ricoverata per 5 mesi, il 15 settembre 1994. La sua morte fu improvvisa e inattesa, ufficialmente attribuita a un carcinoma epatocellulare, forse causato da epatite di tipo B o C. Dopo i funerali, fu cremata il 19 settembre presso il crematorio dell'ottavo arrondissement di Lione. A 5 anni dalla sua morte, Mauro Biuzzi e la madre, Giovannina Aloisio, fondarono l'associazione Moana Pozzi, che creò un sito internet dedicato all'attrice, diventando il principale archivio gratuito di immagini, informazioni e documenti originali su tutte le sue attività.
Per quanto riguarda la sua vita privata, Moana Pozzi fu sposata con Antonio Di Cesco dal 1991 al 1994. Aveva anche un figlio di nome Simone Pozzi, nato nel 1979, ma non si conoscono informazioni sul padre biologico. Simone stesso raccontò la storia nel libro del 2006 intitolato Moana, tutta la verità. Secondo Di Cesco, Moana si ammalò durante un viaggio in India nell'estate del 1994 e i suoi disturbi gastrointestinali persistettero anche al suo ritorno a Roma. Dopo una serie di accertamenti e ricerche all'ospedale di Lione, le fu diagnosticato un tumore al fegato in fase avanzata. Moana chiese quanto le restava da vivere e le fu risposto 2 o 3 mesi. Questa è stata la storia di Moana Pozzi, una donna che ha lasciato un segno indelebile nell'industria del cinema per adulti e che ha avuto un impatto anche in altri settori. La sua vita è stata caratterizzata da tragici eventi, ma la sua memoria vive attraverso l'associazione fondata in suo onore e il suo lascito nel mondo dell'intrattenimento. Spero che questo video vi sia stato interessante. Se volete saperne di più su altri personaggi famosi, lasciate un commento qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!